E adesso è giunto il momento di passare alla proclamazione delle scuole vincitrici del progetto Lezione di Costituzione e dar voce ai giovani, i giovani che hanno partecipato al concorso. Comunico che il comitato di valutazione degli elaborati è composto dai senatori Silvana Amati, Lucio Romano e Laura Bottici, dai deputati Luigi Di Maio, Pino Pisicchio e Caterina Pes, dal dottor Francesco Branca, coordinatore del servizio ispettivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il Comitato ha individuato 6 elaborati che esprimono con particolare completezza ed efficacia le diverse prospettive che avete scelto per approfondire il tema proposto alla vostra attenzione. Oltre alle scuole vincitrici, il Comitato ha ritenuto meritevoli di menzione altri istituti che hanno presentato elaborati di qualità particolarmente elevata. Do quindi lettura delle scuole vincitrici e del progetto dalle aule parlamentari alle aule di scuola, lezione di Costituzione, edizione 2015-2016. Per la prima categoria, conoscenza e valorizzazione della Costituzione, la scuola vincitrice è l'Istituto Tecnico Economico Paolo Savi di Viterbo per il progetto 154824. La democrazia è in atto. Per la seconda categoria, ricerca e rielaborazione culturale, la scuola vincitrice Liceo Scientifico Ricciotto Canudo di Gioia del Colle per il progetto Costituzione contro corruzione, dalla bancarotta morale all'esercizio della legalità. Per questa categoria è altresì meritevole di menzione l'elaborato presentato dall'Istituto Tecnico Adriano Olivetti di Lecce. Per la terza categoria, originalità ideativa e progettuale è risultato vincitore il liceo classico statale Torquato Tasso di Roma con il progetto www.forrights23.it. Per la quarta categoria, efficacia didattica e comunicativa, la scuola vincitrice è l'Istituto Statale di Istruzione Superiore Bonaldo Stranger di Udine con l'elaborato articoli da cucina, inserimento e integrazione dei disabili nella scuola. Per questa categoria è inoltre meritevole di menzionare il lavoro prodotto dal Liceo Galileo Galilei di Trebisacce. Il premio speciale Marta Genovier De Vita per l'utilizzo delle più avanzate tecnologie informatiche viene assegnato all'Istituto di Istruzione Superiore Galvani Iodi di Reggio Emilia per il progetto Diritti e i doveri. Il premio speciale Alessandra Siragusa per il coinvolgimento e ricadute nel territorio attraverso iniziative di promozione della legalità viene assegnato all'Istituto Tecnico Commerciale Statale Pierfortunato Calvi di Padova che ha presentato il progetto Cosa c'entro io con la mafia?